Ciao ragazzi, eccoci qua per questo tutorial su CROSS PC 5. Prima di iniziare un piccolo excursus su questo simulatore. CROSS PC nasce ad opera di Renato Giussani, credo che non necessiti di presentazioni, nel lontano 1986, ancora prima dell'avvento dei PC, insomma. Difatti, fu compilato prima su un Commodore 64 sotto DOS addirittura, lo è stato fino a circa 10 anni fa, tuttora è disponibile anche su piattaforma Windows ovviamente, grazie a Pier Francesco Favolini che ne cura tutto lo sviluppo e tutti gli aggiornamenti. Perché CROSS PC 5? Beh, innanzitutto è in italiano. Forse per questo non allettando per molti, ma sicuramente non per tutti, come me medesimo. Poi, innanzitutto, ha un'interfaccia molto curata, di facile accesso, per gli inglesofoni, diciamo, friendly, amichevole. Non necessita per il suo utilizzo di particolari preparazioni tecniche, come anche di nessun tool per importare curve e quant'altro. Diciamo che è completamente manuale, forse per alcuni un limite, ma vedremo in seguito che non lo è per nulla. Quindi che dire, un simulatore storico molto affidabile, l'ha usato Giussani per tutti i suoi progetti. Anche molti professionisti e dato costruttori lo usano. Io stesso, voglio dire, ho iniziato con CROSS PC. Pertanto lo consiglio vivamente, sia per quanto riguarda progetti che a uso prettamente didattico per imparare a conoscere come e perché funziona un crossover. Per filtri passivi, come si può modificare, insomma, a uso didattico. Detto questo, lascio tutti i link in descrizione, per i download, guide e eventuali anche altri tutorial messi in rete, dallo stesso Pier Francesco. Bene, una volta installato ed avviato il programma, si presenta con questa maschera, carica di default questo progetto, il TSA 13. Questo lo si potrebbe sfruttare per capire le scelte fatte, quali impostazioni, quali componenti, insomma, per carpire un pochino qualcosa, per una prima infarinatura, diciamo. Ok, per iniziare un nuovo progetto basta cliccare su File, Nuovo, va diciamo dato un nome a questo progetto, diciamo un progetto Share, insomma tanto per dare un nome. L'autore eventualmente viene usato da più persone, ok? Quindi si dà un nome all'autore. Il mio pseudonimo. Detto questo, a questo punto il simulatore ci chiede di quante vie desideriamo questo crossover, ok? Due o tre per noi due, di quale ordine, vedete? Primo ordine, secondo ordine. Noi scegliamo un secondo ordine. Sotto ci sono tre opzioni. Questo compromesso è il compromesso di queste due, ovviamente. APC sta per All Pass Crossover, vale a dire il simulatore tenderà di ottenere una risposta piatta in area crossover. Di conseguenza avremmo una risposta energetica, la power response, la vogliamo definire così, che avrà un calo di circa 3 dB. Con la constant power crossover, viceversa, avremo una risposta in potenza,
più o meno piatta, ma la risposta in frequenza presenterà un'enfasi di, sempre in area di taglio, ovviamente di 3 dB. Scegliendo compromesso possiamo modificare anche il fattore di merito del crossover, quindi dando, voglio dire, degli incrementi, no? Di qualche dB. Possiamo anche mettere 0, ad esempio, quindi che non debba intervenire in qualche modo. Sotto troviamo la frequenza di taglio, ovvero a che frequenza vogliamo tagliare. Ok? Prendendo come riferimento la frequenza di risonanza del tweeter, che è il driver più delicato, cioè eventualmente facciamo degli errori, insomma il primo a pagarne le conseguenze è il tweeter, quindi bisogna fare attenzione su questo e non sul woofer. Allora, la sua frequenza di risonanza è 1000, quindi andrebbe tagliato al doppio di questa, vale a dire 2000. Un taglio a 2,3, diciamo, sarebbe auspicabile. Ok? Possiamo nominare, per aiutarci poi eventualmente dopo a dare il nome al tweeter, che è l'HT263. Per quanto riguarda il woofer, è l'HV161N. Gli altri dati li possiamo inserire dopo nel dettaglio per quanto riguarda i driver. Possiamo confermare con ok. Ora ci chiede diciamo, le condizioni di misura e quelle dell'ambiente in cui vogliamo che vengano diciamo, generate queste risposte. Innanzitutto la distanza tra il microfono e il diffusore, in questo caso è 100 centimetri, vuol dire 1 metro, possiamo farne 2, 200. 3 metri, quello che si desidera. Anche l'angolo verticale possiamo decidere di spostare, simulare il microfono più in basso o più in alto, quindi ora è a 0 per indicare che siamo prettamente in asse. Più sotto troviamo la distanza ed è indicata quella, del centro dei due driver, che nel nostro caso è 14,5 cm. Ok, digitiamo sempre nel campo. Sotto troviamo l'offset. Allora l'abbiamo calcolato la volta scorsa, se non ricordo male, era 22 mm, vale a dire 2,2 in centimetri. Sotto troviamo il volume dell'ambiente in cui verrà ricreata questa simulazione. Ok, 50 metri cubi, indicativamente una stanza 4 metri e mezzo per 4 metri e mezzo, eventualmente più grande e più piccola, andate un pochino a modificare. Ok, a fianco troviamo il coefficiente di assorbimento di questo ambiente, cioè la nostra stanza, insomma un salone, un ambiente residenziale, no? E viene indicato con 0,7, 0,70. Ci dovremmo far aiutare da una tabella, ok? Per capire un attimo se questo valore fa il nostro caso oppure no. Sono le classi di fono assorbimento. Vediamo 0,70 dove ricade. In classe C, pardon, in classe C dice che è molto assorbente. Oddio, un ambiente insomma residenziale molto assorbente, non credo proprio che lo sia, forse sarà assorbente o poco assorbente, quindi un valore verosimile, diciamo, è quello intermedio, un pochino basso in quello assorbente, un 0,40, 0,45, mettiamo 0,45. Vale lo stesso per il pavimento, ok? Che coefficiente può avere? 0,30 dove ricade? In assorbente, valore minimo della classe D. Io non credo che un pavimento, voglio dire, nel nostro salone sia assorbente, a meno che non sia completamente coperto da grossi tappeti, ok? Non credo proprio, voglio dire, a meno che non parliamo di ambienti prettamente trattati, allora in quel caso è diverso, è chiaro. Ma potrebbe essere poco assorbente, quindi diamo un valore massimo al limite di 0,25 o 0,20, verosimilmente 0,25, va.
Sotto, pardon, mi è sfuggito, possiamo indicare anche l'altezza del tuir, nel caso è 110 come per quanto riguarda l'altezza del tuir, quindi sono perfettamente in asse, può essere più basso, in più in alto si sposterà ovviamente l'angolo verticale. Ci abbiamo anche l'angolo orizzontale, cioè se vogliamo vedere spostandoci verso destra o verso sinistra il diffusore, c'è cioè il fuoriasse in prove parole. Ok. Detto questo, possiamo confermare con OK. Bene, a questo punto dobbiamo caricare, ovvero in questo caso plottare le risposte, ok? Sia in frequenza per quanto riguarda la risposta alla curva di impedenza. Innanzitutto, riportiamo tutti i dati disponibili, quelli presenti sul datasheet dell'H2 HT263. Ok, scendiamo un attimo giù, ovvero questi. Ok, allora innanzitutto abbiamo un diametro di 28, un R di 6,5, sto andando a memoria, frequenza di risonanza del tuidere è 1000. QTS09, se non vado errato, poi controlliamo. QMS 3,5, poi controlliamo. DB SPL 91, verifichiamo. Allora 6,5, 3,5, QTS09, QMS 3,5, sensibilità media 91, va bene. Allora, per FA, vale a dire se in alta frequenza la curva, diciamo, la risposta tende a scendere, se è presente, voglio dire, un taglio, insomma, una pendenza naturale è presente nel nostro tweeter e vale circa 12.000, inizia a, diciamo, a calare, quindi va indicato 12.000. Il while proprio è il fattore di merito, il Q di questa curva che si crea data questa pendenza, non è accentuato, quindi lasciamo a 1 e poi vediamo. Questa è la pendenza dell'intera curva, dell'intera risposta, pardon. Ok, se eventualmente vuol dire calante o meno, ma è lineare, quindi la lascerei a 0 per il momento e poi verifichiamo dopo di averla tracciata. L'LE mi sembra che sia disponibile, andiamo a vedere, 0,07 digitiamo. Ok, a questo punto possiamo far tracciare la curva e vediamo cosa abbiamo ottenuto. Per aiutarci nella lettura mettiamo in evidenza quelle curve che ci interessano, quindi quella di risposta in frequenza e quella di impedenza. Andiamo su queste icone qui, proprietà. Mettiamo in risalto la curva di risposta e quella di impedenza, deselezioniamo la fase di impedenza, la risposta a 30 gradi non ci interessa per il momento, quindi clicchiamo OK. Perfetto, eccole qua. Ora andiamo a fare un confronto con quella pubblicata e vediamo se dobbiamo aggiustare qualcosina. Effettivamente dobbiamo farlo. Ok, innanzitutto vediamo che la risposta media, la sensibilità media è un pochino alta, quindi proverei a scendere a 90. Sì, ci siamo. Poi vediamo che questo roll on, quella pubblicata dal costruttore presenta questa enfasi che vale. Siamo su una divisione a 5 dB, vale circa 2 dB, a circa 1200, circa 1500, 1200, sì, quindi mettiamoci a 1200 e dobbiamo, sì, dobbiamo ottenere circa 2 dB. Andiamo sul QTS e alziamo. E dobbiamo avere questi famosi 2 dB. Eccoli qua, 91,82, centesimo più, centesimo meno, va bene. Vediamo un attimo.
attimo, troppo. 91, accontentiamoci. Ok, andiamo un attimo a vedere in alta frequenza cosa abbiamo replicato e ottenuto. Sì, c'è la pendenza, forse il taglio è troppo basso. Allora, vi ricordo che a noi non interessa, voglio dire, al di là dell'area del taglio, cosa succede. È opportuno averlo per una migliore rappresentazione, voglio dire, graficamente è più presentabile, ovviamente, ma non è che ci interessa. O per diamante ci interessa solo quest'area qua. Però, insomma, se ce l'abbiamo verosimile è meglio. Ok, alziamo un attimo e vediamo di replicare fedelmente. Vediamo. Sì. Ok. Vediamo il valore del picco di impedenza. La scala è questa qua sulla destra, che è in ohm, divisione a 10. 30, 40, 35. Noi stiamo a circa 21. Col QMS arriviamo a 35. Ok, possiamo variare 35, abbiamo detto. Si può fare col mouse e anche con le freccette, ovviamente, se è più comodo per voi. 30, 35. Ok, vediamo a 10. A 10 vale circa 8, mentre a noi stiamo a 9. Alziamo un attimo le LE. Ok, ci siamo. Possiamo confermare con ok. Stessa cosa per il nostro buffer. Andiamo a inserire tutti i dati noti. Ok, diametro 130, R 6,1, vado a memoria, poi verifichiamo, F 47, QTS 0,53, boh, vediamo, QTS 37. QMS 2,01, lo verifichiamo. Sensibilità media, andiamo sulla risposta e vediamo che ci dice. Anche se, insomma, qua stiamo sì sui 90, mediamente è 87-88. 88, e poi verifichiamo dove aver tracciato. Anche l'FA, a quanto vale, frequenza ultricale, insomma, prende questa pendenza 4,8. Grosso modo, lo verifichiamo come sempre dove ho tracciato il Q di tale curva. Lasciamo così, poi tracciamo. Pendenze non ne vedo, a zero. LE c'è nota 0,69. Possiamo tracciare, vediamo. Anche in questo caso mettiamo in evidenza le curve che ci interessano, quindi vorrà dire quella di risposta in frequenza, impedenza, la fase al momento non ci interessa, risposta a 30 gradi non ci interessa, confermiamo con ok. Ok, facciamo il confronto con la risposta pubblicata e vediamo se dobbiamo aggiustare qualcosina. La sensibilità media ci siamo, però dobbiamo cercare di replicare questi breakup, ok? Quindi dovremmo alzare un attimo questo ginocchio qua, il roll off. Allora, andiamo sul QA, che va, andiamo a modificare il fattore di merito, ok? Vediamo un attimo. Scende circa 5.000, poi sì, vale circa un dB e mezzo, dovremmo stare a 4,8, 91 e mezzo, 4,2, no, 4,6, 4,8, 92, quindi dobbiamo salire un attimo.
alziamo un attimo qua. 91,50, 91,40. Sì, va bene. Vediamo adesso la curva di impedenza. A 47 quanto vale? 33, mentre quella pubblicata scala a 10, divisione di 10 ohm, 30, 38, 33, andiamo su QMS e alziamo. 38, 30, 40, 38, sì. A 10.000 vale circa invece 28. A 10.000, cioè qui, siamo a 15, alziamo le lee e portiamo a 28. Come vedete, tutto estremamente semplice, niente di complicato. 28 e è alla portata di tutti. Ok, mezzo ohm, non fa nessuna differenza. Perfetto, possiamo anche in questo caso confermare, eventualmente calcoliamo prima per assicurarci di inserire tutti i dati. Ok, in alto su grafici e risposte c'è questo simboletto qua che aggiorna e pulisce, vedete? Ora andiamo sulla leggenda che dice che il passaalto è questo verde, passo basso è questo blu, violetto, che sia, la risposta complessiva è questa rossa. Bene, vediamo che in area crossover, in area di taglio, ci abbiamo una cancellazione, vedete? E questo è dovuto sicuramente a uno dei drive che è in controfase, quindi si crea questa cancellazione. Notiamo che il simulatore di default ha messo il tweeter in controfase, perché effettivamente normalmente quando si adotta un secondo ordine, uno dei driver deve stare in controfase. In questo caso, non è adatto. Quindi mettiamolo in fase e vediamo, puliamo. Vediamo che ora, sommando le due risposte, o ne otteniamo una positiva, ed è giusto, anche se quella complessiva, vediamo che non è un granché, e bisogna andare un attimo a aggiustare un pochino. Ora, invece di operare contemporaneamente sulle due, che si possono commettere gli errori o diventa un lavoro molto più lungo, vi consiglio di andare a operare sulla singola via, o sul tweeter prima o sul woofer dopo. Allora è indifferente, ovviamente puliamo. Questa è quella la risposta, diciamo, del passabasso del woofer, ok, con il taglio del crossover. Questi sono i breakup che abbiamo replicato, che vanno subito smussati, ricordandoci che dobbiamo stare in area da 2,25, dovremmo stare qua, quindi quest'area qua la dobbiamo tagliare. Lo possiamo fare subito aumentando l'induttanza, anzi vi dico subito di mettere la resistenza in continuo di questa induttanza, ok? Per questi valori, sotto a 1 mA, voglio dire vale 0,0404 ohm, circa mezzo ohm per intenderci. Ok? Aumentiamo l'induttanza, portiamola a 1,2. Confermiamo, puliamo, in effetti stiamo smussando, possiamo aumentare ancora 1,4, tanto possiamo sempre ritornare sui nostri passi. Bene, direi anche di aumentare il tweeter per cercare di tirarci giù questa curvetta qua, condensatore, portiamolo a 8,2 ad esempio, confermiamo.
Sì, se l'ha tirato giù, ma ha accorciato un pochino le gambe. Stiamo ancora in area più o meno, diciamo, ancora interessante, 2, 2 e mezzo chilo ohm. Sì, possiamo anche aumentare lo smorzamento del condensatore per tirare ancora, per essere più netto, aggiungendo una resistenza. Proviamo con un valore da 2,2. Ed effettivamente molto più omogenea la curva, no? Si andrà a sposare perfettamente con quello del tweeter, credo di sì. Vedremo poi. A questo punto andiamo sul tweeter, deselezioniamo il passo basso, passo alto, confermiamo e puliamo. Ok, il tweeter presenta questo ginocchio molto alto che va anch'esso rimussato, quindi dobbiamo rendere questa curva omogenea e regolare, ok? Allora andiamo subito, vediamo questo valore tipicamente alto. Allora 0,49, cerchiamo di usare i valori standard, ok? Confermiamo e puliamo. Bene, ok? Abbiamo tolto questo ginocchio brutto. Il valore 5,7 non esiste, standard 4,7, quindi 4,7, poi vediamo, confermiamo e puliamo. Ok, proverei a sommare le due. Sì, però il tweeter è molto alto rispetto al woofer, quindi aggiungiamo la resistenza di attenuazione 3,3. Vediamo che succede. Puliamo. Sì, però direi di abbassiamo un attimo questa induttanza 0,39 e vediamo. Io direi di abbassare un pochino anche il Twitter. Ancora. Ok, e confermiamo. Sì. Proverei ad aumentare ancora il condensatore portandolo a 10. Ok, puliamo. Sì, non male. Effettivamente. Aumentiamo anche la resistenza. Quella del woofer la vedo molto omogenea, quindi non insisterei più di tanto. Proverei ad abbassare al 0,33. Sì, però mi sono dimenticato di mettere la resistenza in continua, che vale 0,3 ohm di valore così basso. Ed effettivamente adesso è molto verosimile. Se provo a mettere un valore da 5,6, vediamo. Sì,
Grazie. Riporto questo 10. Non male. E questo riporto 3,3. Oddio. Non male. Riportiamo questo a 4,7. Sì, dai. Allora, come avete capito, il lavoro da fare è semplicemente questo, no? Si tratta un attimo ora di andare a trovare i valori, insomma, che soddisfano questa linearità in area crossover, ma come vedete, ogni qualvolta voi andate a modificare è immediato, voglio dire, la variazione e in quale area si va a modificare. Diciamo che questa risposta a noi ci soddisfa, no? Anche se vedo che il Twitter comunque è leggermente ancora più alto, secondo i miei gusti andrebbe un pochino abbassato, anche se per molti, insomma, non è corretto. Vabbè, comunque sì, è una questione di gusti, lasciamo così come sta. Ora abbiamo ottenuto questa nostra curva, cos'altro possiamo verificare? Innanzitutto vediamo un attimo cosa è successo con la risposta energetica, no? Eccola qua. Come dicevamo all'inizio, quando la risposta in frequenza è più o meno lineare, questa presenta in area crossover un calo di circa 3 dB, e così di fatto è. Ok? Eccola qua. Ora potremmo vedere anche, innanzitutto andiamo a vedere il modulo. È, diciamo, abbastanza regolare e non bassissimo. Presenta un minimo di addirittura 7,5, valore abbastanza alto, quindi non nessun amplificatore si potrà trovare in difficoltà con questo carico, perché presenta questo crossover nel modo più assoluto. Ok, anche la fase è molto regolare, non ha, presenta rotazioni repentine, quindi anche la fase, la risposta in fase è molto accettabile. Bene, vediamo un attimo sul fuoriasse come si comporta. Quindi andiamo su verifica, clicchiamo su sistema ambiente e inseriamo ad esempio 30 gradi, confermiamo, ecco qua 30 gradi, lo possiamo fare anche ovviamente con 45, 60 volendo. È chiaro che sul fuoriasse in alta frequenza, insomma, andremo a perdere, ma questa è una caratteristica del tweeter più che altro, non interessa, voglio dire, non è interessato al crossover questa perdita. A noi ci interessa capire e conoscere sul fuoriasse se in area crossover si creano delle discrepanze, no? E in effetti noi vediamo che come varia la risposta varia anche diciamo la risposta in area crossover, diciamo, è abbastanza costante, quindi è corretto, risponde correttamente il nostro filtro. Ok, possiamo anche facciamo una pulizia, riportiamo
il valore a 0, puliamo, possiamo vedere con l'intervento del pavimento come varia la risposta anche. Eccola qua, vedete? Questo andamento così irregolare, qualcuno lo potrebbe definire effetto sega, ok? È dovuto al ritardo di queste onde che si riflettono sul pavimento e ritornano verso il microfono. È la stessa, ovviamente, è chiaro, solo che questa che va direttamente al microfono raggiungerà questo in un tempo. Queste altre invece che sono riflesse faranno un percorso più lungo, quindi arriveranno in ritardo e quindi sfasate. Essendo sfasate creano queste cancellazioni, ok? Né più e né meno. Togliamo un attimo il pavimento. Possiamo anche vedere, andando sulla risposta polare, diagramma polare che dir si voglia, mettiamo innanzitutto in risalto ciò che ci interessa, sempre sulle proprietà, confermiamo. Allora, questa è la risposta che ha la frequenza di 2300 Hz presente il nostro diffusore, ok? Ovviamente se andassimo a 1000 Hz, puliamo, vediamo che man mano che scendiamo in frequenza, la risposta del diagramma polare anche verticale cerca di uniformarsi. È una caratteristica sì del diffusore, ma anche della frequenza. Più scendiamo, più questa tende a essere omnidirezionale. Difatti, quando ci spostiamo dall'asse e andiamo verso il basso, vi ricordo che non stiamo in asse al tweeter, quindi quando scendiamo andiamo verso il woofer, ok? Quindi se andassimo a 100 ad esempio, puliamo, sarà ancora più evidente questa particolarità. Qua stiamo in asse, scendiamo e ci avviciniamo verso il woofer, infatti il livello tende a aumentare un pochino, ci stiamo accostando al woofer. Viceversa, se saliamo, ci allontaniamo dal tweeter e abbiamo addirittura una perdita. Ok? Vediamo come si comporta in area del crossover, che è 2,3. Ok, in asse vediamo che praticamente c'ha dei lobby. Ok? Non, diciamo, non in modo molto brillante, cioè quando ci spostiamo qua ci abbiamo un controfase, la stessa cosa, infatti ci abbiamo questa perdenza e poi scendiamo. Spostiamoci un attimo, mettiamoci a 3,5, 3,5 invio, puliamo, ecco qua, inizia a essere più regolare, 5.000. Invio, sembra un po' più regolare. 5.000 è una frequenza alta, si comporta dignitosamente. Ok, 8.000, puliamo, molto regolare, in asse niente. Spostandoci verso in alto a 30 gradi, perdiamo un dB addirittura, vediamo a 40. 86 2 dB, accettabilissimo, dignitoso. Ovviamente a 10.000 come caratteristica della frequenza così diciamo alta, ora il diffusore tenderà ad essere molto direttivo. 12.000 e infatti vedete, puliamo. Ed eccoci qua. Allora, abbiamo simulato un due vie.
Effettivamente è molto semplice, chiaramente un tre vie diventa ancora un pochino più complicato, ma questo tutorial voleva essere di ingresso a questo simulatore, ovviamente, né più e né meno. Tutte le operazioni o con due vie o con tre vie sono identiche, è chiaro che c'è col tre vie un terzo driver che va a complicare le cose, ma né più e né meno quello che abbiamo fatto. Oltretutto, come dicevo, Pier Francesco Favolini ha creato lui stesso dei tutorial un pochino più, diciamo, esplicativi per quanto riguarda l'uso, quindi vi consiglio eventualmente di andare a cercare in rete, anche perché metterò i link in descrizione per facilitare questa ricerca. Bene, cliccando sul tasto destro facciamo copia immagine, apriamo un editor qualsiasi, come può essere Paint, facciamo nuovo, facciamo incolla e praticamente, pardon, abbiamo la nostra risposta in frequenza, ok? Cambiando diciamo le proporzioni del grafico, si nota effettivamente che questo, come dicevo, il Twitter, secondo i miei gusti, è un pochino alto. Vabbè, comunque sia, voglio dire, va bene così, si può abbassare e fate un pochino cosa come meglio desiderate, e poi lo salvate come, dove e come preferite. Per quanto riguarda invece il progetto, laddove fosse finito o lo volete rimandare a dopo, basta andare su File, fate salva, vi viene proposto, voglio dire, vi scegliete una cartella di destinazione e andate a salvare il vostro progetto con un nome che vi facilita la ricerca poi, ok? Per ora è quanto, spero di essere stato chiaro. Laddove non lo fossi stato, mi fate sapere. Alla prossima. Ciao.